Torna Sapori del Carso, la manifestazione enogastronomica promossa dall'Unione Regionale Economica Slovena, che sin dalla prima edizione ha sempre avuto quale obiettivo quello di preservare i sapori della tradizione affinché le antiche ricette non vadano perdute e siano viceversa valorizzate. Sabato 14 partiamo con la sedicesima edizione dei Sapori del Carso. Quest'anno, come filo conduttore, abbiamo scelto di festeggiare anche noi il giubileo dei 300 anni dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria. Quindi, tutti i nostri. Eh, ristoratori cercheranno di sbizzarrirsi coi vari menu con una proposta della cucina mitra europea quindi anche noi vogliamo Dare risalto a, a, questa, a questo giubileo che festeggia diciamo, la rinascita di Trieste, come pensiamo che anche in questo periodo sta succedendo. Nell'ambito della manifestazione che durerà fino al 5 novembre, ma anche oltre, come sottolineano gli organizzatori, durante le quattro domeniche sarà possibile partecipare alle escursioni organizzate dalla Cooperativa Curiose di Natura alla scoperta dell'ambiente naturale del Carso Triestino e Goriziano, con quindi la possibilità di degustazioni presso i ristoranti tipici. E come sempre, sono tantissime le attività economiche delle località carsiche ma anche della città coinvolte nell'evento. La nostra associazione quest'anno raggruppa come solito i ristoratori, i panificatori e le varie, i vari negozi, dove troverete anche i prodotti del Canso nell'angolo del prodotto tipico. La manifestazione anche quest'anno si avvale del supporto della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Agenzia Pubblica della Repubblica di Slovenia per l'imprenditoria e lo sviluppo e dell'ente camerale Giuliano. Camera di Commercio è sempre stata presente eh, a sostegno eh, di questa manifestazione che mette in risalto i prodotti enogastronomici del nostro Carso. Direi un plauso all'iniziativa, interessante, e andremo ad assaggiare nei ristoranti e nelle pasticcerie e nei negozi alimentari che venderanno e somministreranno questi beni.